Buongiorno, benvenuti e ben ritrovati al nostro nuovo video, questo dedicato agli esercizi con impegno muscolare importante. Partiamo subito, solo vi ricordo, non vi fate spaventare dalla fatica, recupereremo alla fine dell'esercizio tra uno e l'altro e poi sulla fatica durante l'esercizio non respirate in questo modo. Perché una respirazione corta, affrettata in questa maniera, blocca il diaframma nuovamente e ci limita tantissimo l'efficacia del lavoro. Andiamo subito a lavorare. Il tappetino è così perché verrà più comodo dopo per vedere le posizioni. La testa ve la perdete solamente adesso, ma tanto l'esercizio lo conoscete. Arrotolo la cervicale, arrotolo il tratto dorsale. Quando arrivo al tratto lombare, piego le ginocchia, mi lascio andare giù e vado ad appoggiare le mani a terra, leggermente avanti ai piedi. È importante durante tutto l'esercizio che il palmo della mano sia ben poggiato, non così, ben poggiato. Sposto il peso sulle braccia, decisamente sulle braccia, e faccio almeno 10 respirazioni lente, avendo cura di non tenere la testa in questa posizione ma il capo abbandonato che cade giù, ok? Almeno 10 respirazioni. Se alla decima respirazione non dovesse sopraggiungere la fatica, allungate un pochino l'esercizio, ma in genere se non respirate di corsa arriva. Sempre con l'attenzione al respiro, l'aria mandata in basso, non è facile sotto fatica e nella posizione di prima. Bene, tasto pausa, lavorate. Quindi, esercizio successivo. Allarghiamo poco poco le ginocchia perché ci aiuta, è più facile. Conoscete anche questo esercizio. Le mani a terra, dietro, andiamo su con il bacino, spalle ben aperte, la testa rilassata. Per chi è capace, chi se la sente, va bene anche la lezione più hard, più dura, con il palmo delle mani poggiato sui talloni e andiamo su in questo modo. È solamente più intensa, se non ce la fate va benissimo l'altro esercizio. Anche qui almeno 10 respirazioni, dobbiamo arrivare alla fatica, mi raccomando, non perdete il controllo dell'aria che scende in basso verso l'addome. Tasto pausa, lavorate. Bene, se vi serve prendete tra un esercizio e l'altro più riposo, eh? Quindi andiamo a fare quest'altro esercizio che sarà con le gambe distese, leggermente divaricate, più o meno alla larghezza del bacino, il palmo delle mani accanto al bacino, con le dita rivolte in avanti. Da qui, senza muovere i piedi, vado in alto. Le dita dei piedi sono a terra, non sollevate così. Stringo forte i glutei, spingo proprio con i glutei il bacino in alto e cerco di tenerlo all'altezza della linea ginocchia-spalle. Se ce la faccio anche più su, se mi riesce, ok? Anche qui provo le 10 respirazioni. Sono indicative, se non sono abbastanza vado oltre, se arrivo a una fatica massima prima delle 10 ovviamente mi fermo, resisto finché posso, torno giù e riposo. Tasto pausa, lavorate. Bene, prendete il dovuto riposo perché ci giriamo, andiamo a carponi. Un carpone leggermente aperto, quindi non stiamo proprio con le spalle sopra la verticale delle mani e il bacino sopra quello delle ginocchia, è un pochino più aperta la posizione, punto i piedi, squadra. Anche qui cerco due cose, di spingere i talloni a terra, le gambe sono distese, manco a dirlo, e di allineare le spalle con le mani, con le anche. Respiro tranquillo. Non so se si vede dal video che si sta gonfiando l'addome. Ok, quindi torno giù e riposo. Tasto pausa, lavorate.
indicativamente almeno una decina di respirazioni, o quello che potete. Bene, andiamo avanti. Adesso faremo un esercizio che pure conosciamo benissimo e che facciamo normalmente in riposo, in abbandono totale. Ginocchio avanti, la gamba ben distesa dietro, la fronte sulle mani. Adesso vi consiglio anche di farlo per 4-5 respirazioni in questo modo, quindi in totale abbandono, e poi andiamo all'esercizio vero e proprio. Da questa posizione dobbiamo portare una contrazione massimale sul gluteo della gamba distesa nel tentativo di sollevare la gamba, che non si solleverà, ve lo dico, è difficilissimo in questa posizione riuscire a sollevarla, ma non è importante, l'importante è sentire che ho contratto il gluteo, sto facendo uno sforzo massimale. Attenzione che per fare quel lavoro spesso viene da puntare il piede a terra e stendere la gamba in questo modo, non serve a niente, devo lavorare sul gluteo, contraggo il gluteo e cerco di tenere la gamba sollevata, che non si solleva ma sento che il gluteo è contratto e lavora, e mantengo l'attenzione sul respiro, soprattutto quando inspiro cerco di mandare l'aria in basso, ok? Qui veramente lavorate molte respirazioni perché è difficile che fatichiate tantissimo per la natura di questo esercizio, ma è estremamente interessante riuscire a coordinare lo sforzo o la ricerca dello sforzo sul gluteo e la concentrazione a mandare l'aria in basso. Questo è estremamente interessante. Tasto pausa, lavorate dalle due parti. Bene. Andiamo a terra, seduti a terra, questo non lo conoscete, non credo perlomeno, e una gamba distesa, ben distesa, l'altra la pieghiamo in maniera da portare, se ce la faccio, il tallone a contatto con il bacino, ok? Quindi mi attacco il più possibile con il corpo alla gamba, la fascio con il braccio, con il gomito che cerca di andare avanti al ginocchio, e per maggior sicurezza mi aggancio alla spalla, ok? Proprio bene. E l'altro braccio chiude sopra, va all'altra spalla per bloccare questa posizione chiusi in avanti. Da qui opero una contrazione del quadricipite e cerco di sollevare la gamba. Questo sollevamento lo farò per 5 volte nella durata di 4-5 secondi, espirando. Quindi in questo modo prendo aria, 1, espirando 2, 3, 4, 5, poggio, prendo aria, via, 1, 2, 3, 4, 5. Per 5 volte. Vi avviso, qui facilmente può venire un crampo. Vi poggiate, sciogliete un momento e ripetete. Se viene di nuovo il crampo, cambiate gamba, lavorate con l'altra gamba e poi ritornate sulla prima. Se viene ancora il crampo, accorciate l'esercizio. Cominciate solo a portare una contrazione. Magari diventa solamente questo e scendo subito, ma mi abituo a portare la contrazione, a sollevare la gamba in questa posizione. Come per l'esercizio di prima, potreste non riuscire a sollevare la gamba, non è un problema, l'importante è che sento la contrazione per sollevarla, ok? E basta, tasto pausa, lavorate su tutti e due i lati. Bene. A chiusura di questa sequenza di esercizi mettiamo due esercizi classici che non sono con impegno muscolare, ma vengono proprio bene, ci stanno bene per chiudere questo lavoro, in particolare dopo quest'ultimo esercizio, questo. E lo facciamo però con le accortezze che già vi ho indicato nell'altro video. Quindi scendo fino a dove posso, mi abbandono, mi allungo un po' in avanti, blocco con le mani la posizione e poi
inspirando bene a fondo, mandando bene l'aria in basso, mantengo la posizione. Quando espiro mi rilasso e provo a guadagnare, ma questo guadagno deve avvenire molto per rilassamento. Se fate questo esercizio mettendo dentro tanta forza delle braccia che tirano, poi potreste avere qualche risentimento sulla schiena. È qualcosa che è una forza, quella delle braccia, che deve servire a evitare che quando inspiro bene con l'aria che scende nell'addome, io faccia questo, che torno su. No, le braccia mi mantengono in posizione. Quando espiro che mi rilasso, c'è una minima tensione che mi aiuta un pochino a scendere, ma è una cosa blanda, tranquilla. Quel guadagno lo devo fare perché l'ho guadagnato prima, rimanendo fermo quando ho inspirato. È un lavoro da dentro, discorso vecchio. Bene, tasto pausa, lavorate. Infine, per rimettere un po' a posto la colonna, anche questo lo conoscete. Gambe a terra da una parte, a terra o più vicino a terra quello che potete, la spalla e il braccio a terra da quest'altra, va bene? Ecco, anche qui vi fate almeno 5-6 respirazioni tranquillamente rilassando tutta la colonna. Bene, questa era la proposta di lavoro per oggi. Se ci sono dubbi, messaggino o mi chiamate. Buon lavoro!